Luca Dicenzo, ben ritrovato, si ricomincia, questa è la cosa più importante, una notizia per i tanti motivi che non stiamo qui a illustrare, insomma siamo in piena ancora purtroppo pandemia, ma il basket di Serie C Gold riparte e domenica c'è questa prima in casa col Pisaurum Pesaro. Intanto aspettative altissime, avete allestito un roster d'eccezione con tanti giovani, vorrei sottolinearlo, soprattutto tanti pescaresi, quasi tutti, compreso Capitanelli che è un pescarese d'adozione e due stranieri, due lituani che daranno un grande apporto a questa squadra. Le emozioni di Luca Dicenzo. Allora, buonasera a tutti innanzitutto, le emozioni sono enormi perché quasi la cosa di tornare a giocare a distanza di un anno. L'ultima partita l'anno scorso l'abbiamo giocata il 29 febbraio, rigiochiamo dopo un anno e più e siamo veramente emozionatissimi, però era troppo importante per lo sport e per il nostro movimento ripartire appena le istituzioni ci hanno dato la possibilità. Sono stati mesi duri, abbiamo cercato di lavorare fino a quando è stato possibile e voglio veramente ringraziare questa squadra che ha già dimostrato di essere una squadra unita, perché dopo tutte le difficoltà che abbiamo avuto da agosto a oggi comunque i ragazzi hanno sempre cercato di allenarsi, l'allenatore, lo staff ha sempre cercato di fare tutto ciò che era possibile, anche con le Zoom, allenamenti all'aperto. Abbiamo veramente riscoperto proprio il piacere di stare insieme, di fare sport. E la squadra è una squadra buona, il campionato quest'anno è a soli 6 squadre del girone nostro e altre 5 squadre dell'altro girone che poi si uniranno nella seconda fase, quindi diciamo che giocano tutte le squadre più forti, quindi il livello è altissimo. Adesso vediamo, noi abbiamo lavorato bene, come quando ci si prepara per un esame, abbiamo studiato tanto, adesso vediamo i risultati, ma la cosa bella è riniziare a giocare, rientrare nel nostro palazzetto, organizzeremo anche delle dirette per far vedere le partite, quindi purtroppo non ci sarà pubblico sugli spalti. Purtroppo senza pubblico, però cercheremo di entrare nelle case di tutti i nostri tifosi, di tutti i nostri appassionati, perché abbiamo voglia di giocare a pallacanestro. Bisognerà confermare le attese, il Presidente ha parlato di roster buono, io dico che è stato allestito un roster di primissima qualità, giusto che utilizzi il profilo basso, diciamo così, il massimo dirigente del Pescara Basket, però ecco, tra poco capiremo, perché il parquet è sempre giudice supremo. Domenica il primo avversario, il Pisaurum Pesaro. Che squadra è? Ah, il Pisaurum Pesaro è una squadra ostica, perché è una squadra, è un roster che gioca insieme da diversi anni, è una squadra che fa questa categoria ormai penso anche da più di 10 anni e quindi è una squadra pericolosa, ma comunque le prime partite sono sempre pericolose perché sono delle incognite. Sì, no? Non si gioca da tanto, non siamo più abituati. E questo è uguale per tutti, però non è una scusante, quindi forse non saranno partite bellissime da vedere, saranno più battaglie che partite, però ecco, noi abbiamo lavorato bene in questo mese che poi abbiamo riniziato l'attività, abbiamo allestito un roster in cui abbiamo creduto già da agosto e quindi rispetteremo tutti, ma ci giocheremo il nostro campionato fino in fondo contro tutte le avversarie che incontreremo nel nostro percorso. In bocca al lupo, Presidente. Crepi, e grazie mille e a presto.